Ciao a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Qualche settimana fa avete visto il video dell'attrebbiatura, oggi si trincia. Come avrete sicuramente visto dalla intro, io e mio nonno abbiamo preso il John Deere 5004 e con la trincia Agrimaster da 2,5 m siamo andati a trinciare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché, come potete vedere alle mie spalle, tra poche settimane uscirà il video sulla aratura. Detto questo, io vi lascio il video. Come avete visto, mio nonno era lì che regolava il sollevatore posteriore. Sto trinciando in prima a più o meno 1500 giri. Sarò a una velocità di più o meno 7-8 all'ora e nulla. Duriamo sul sollevatore. Alza un po' il muso, posiziona dall'altra parte, marcia avanti, buttiamo giù, con la ruota di destra raso la fila e automaticamente prendo tre file. Adesso non vado tanto veloce perché il terreno in questione ha molti avvallamenti e il John Deere qua non ha gli ammortizzatori né sulla cabina né sulle ruote anteriori, quindi si va un pochino più piano. Adesso alla fine lascerò il John Deere a mio nonno e farò qualche ripresa dall'alto con il drone e esterna con la videocamera. Nulla, mio nonno in questo momento ha quasi finito. Come possiamo vedere qui, lo sfalcio è veramente ottimo. Ovviamente questo è una registrazione di un solo pomeriggio, dei tanti ovviamente che servono per trinciare
tutti i campi. Mio nonno un po' è andato avanti da solo, un po' sono venuto ad aiutarlo e comunque, grosso modo, in una settimana con questa trincia dell'Agrimaster abbiamo trinciato tutti i campi. Detto questo, lui sta facendo le ultime due file e poi torniamo a casa. Una bella pulita fino a un altro anno. Un altro anno, sta primavera, gli diamo una vermiciata anche questo. Facciamo una breve pulita dai residui di terra. Una pulita per ritirarlo, voilà. Nulla, siamo arrivati a casa adesso. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video. Come detto in precedenza, iscrivetevi al canale perché arriveranno molti nuovi video interessanti. Inoltre vi comunico che siamo riusciti a vendere il rimorchio Scalvenzi 80 quintali e presto arriverà una novità, che sarà un nuovo rimorchio, ma non aspetterete molto a vederlo. Detto questo, mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto. In descrizione trovate come sempre tutti i miei social, la mia attrezzatura e i miei mezzi e attrezzi agricoli. Detto questo, io vi saluto. Ciao!